È una cifra di Fratelli d'Italia quella di provare a parlare del merito delle questioni. E guardate, fate attenzione, certamente noi ci troviamo di fronte a una situazione particolare a livello nazionale e tutti quanti noi speriamo che dall'Umbria possa arrivare, diciamo così, un segnale chiaro, un sonoro schiaffone a quei signori che a Roma si sono asserragliati nel palazzo per paura di doversi confrontare con il consenso degli italiani. Ma noi siamo qui per parlare. Siamo qui per capire come una regione che è crocevia d'Italia, che è il simbolo stesso dell'identità italiana, che ha gli scorci, i prodotti, le intelligenze che ci sono qui, abbia perso 15 punti di prodotto interno lordo negli ultimi 10 anni e continui a vedere giovani che scappano perché qui non hanno una opportunità. Diciamo di partenza, non mancherebbe nulla, non mancherebbe assolutamente nulla per poter essere una regione ricca, per poter essere una regione capace di vendersi a livello mondiale, per una regione capace di attrarre turismo tra le principali d'Italia, una regione capace di vendere i suoi prodotti, una regione capace di difendere il commercio, l'allevamento, l'agricoltura, di impedire la denatalità che rende questa ormai la regione più vecchia o comunque che sta invecchiando di più d'Italia e via discorrendo sul tema della sanità che è stata la pietra dello scandalo dell'attuale amministrazione e di una sinistra che, come si sa, come ormai io ho tentato di raccontare da tanti anni, doveva essere quella che si schierava dalla parte dei più deboli, ma poi non è stata esattamente la parte dei più deboli. Quando ti metti a taroccare i concorsi sulla sanità vuol dire che non ti interessa la gente che sta male, ti interessa la gente che sta male. Non sarà per me possibile probabilmente nel merito dare le risposte a tutti i problemi che mi sono stati segnalati, però le tematiche che voi avete portato in questa iniziativa sono tutte tematiche che Fratelli d'Italia conosce, grazie a tutta la nostra classe dirigente, grazie a tutti i nostri candidati, grazie ai nostri due parlamentari che sono seduti qui dietro al tavolo con me. Sono tematiche che conosciamo e tematiche sulle quali abbiamo le idee abbastanza chiare. Il tema della sanità è un tema che va affrontato in maniera diametralmente opposta a come è stato fatto in questi anni. Non puoi pensare che la sanità debba essere concentrata in un territorio così diffuso e in un territorio nel quale, come poi diremo, le infrastrutture non funzionano. Sei tu che devi riuscire a costruire una sanità capillare capace di garantire diritti per tutti. E questo si fa, come si fa? Si fa evitando di sperperare i soldi. Si fa evitando appunto di mettere le persone sbagliate semplicemente perché sono amiche tue nei posti che contano, si fa dedicandosi al merito. Il tema della sanità è un tema che purtroppo, se si vuole una sanità di prossimità, si lega alla vicenda delle risorse come si lega alla vicenda, dicevo, delle infrastrutture. Questa è una regione che sta nel mezzo dell'Italia e è isolata dal resto. È isolata tra se stessa, tema sanitario. Ormai si lavora nel senso di dire ogni presidio ospedaliero, ogni realtà che non risponde a un certo numero di utenti possibili deve essere smobilitato. E quindi quello che abbiamo visto nei vostri racconti, non lo puoi fare. Non lo puoi fare se non tieni in considerazione qual è la distanza che io devo percorrere, in quanto tempo la posso percorrere per arrivare a un presidio dignitoso. E se quella distanza io non la posso colmare in un tempo che mi consente di essere un cittadino vero o di salvarmi la vita, e allora vuol dire che ci deve essere un presidio in più, costi quel che costa. Allora, o si affronta il tema della sanità, di una sanità capillare, di una sanità diffusa sul territorio, o si affronta il tema delle infrastrutture, e quindi deve essere facile, veloce e possibile arrivare al presidio leggermente più lontano, altrimenti si tolgono diritti. A chi si tolgono? Soprattutto a quelli che stanno chiaramente, no, che sono più distanti dal centro. Questa è una regione che questo problema ce lo ha. E io penso che con un'organizzazione diversa del tema della sanità si può affrontare in maniera molto seria. Avete parlato di famiglia. Figli qui non nascono proprio. Quelli che sono nati scappano, molti.
perché noi sì che andiamo a pagare le pensioni dei tedeschi e dei francesi, eh? Mica quelli che facciamo venire noi in Italia pagano le nostre pensioni, no, 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 perché quelli sempre noi paghiamo. Sono i nostri ragazzi laureati su cui le famiglie umbre hanno speso 20, 30, 40, 50 mila euro nel corso degli anni per farli studiare, per farli crescere, e poi prendiamo e li regaliamo ad altre nazioni, perché qui non hanno l'occasione di poter crescere. Allora c'è il tema del lavoro sul quale arriviamo, c'è il tema di come si faccia a consentire alle famiglie di mettere al mondo dei figli, e questo è un tema al quale io sono particolarmente legata, lo sapete, perché banalmente l'Italia è una nazione destinata a scomparire. L'intera civiltà europea è destinata a scomparire. Se voi vi andate a guardare i dati sulla demografia in Europa degli europei e li confrontate per esempio con i dati di demografia degli islamici che arrivano in Europa, vi comunico ufficialmente che tra 4-5 generazioni l'Europa sarà un continente islamizzato. Io non ci tengo, difendo la mia civiltà, sono fiera di essere italiana, sono fiera di essere europea, sono fiera di essere cristiana, sono fiera di... I figli sono lo strumento per farlo. I figli sono la prima cosa di cui abbiamo bisogno per difendere la nostra identità e per difendere il nostro stato sociale. Il nostro stato sociale non può reggere se noi non ci rimettiamo a fare i figli. Progressivamente avremo sempre più persone da mantenere, sempre meno persone che lavorano per mantenerle. Hai voglia a parlare di pensioni, hai voglia a parlare di sanità, qualunque cosa, noi non avremo più i soldi per fare nulla. Per cui la cosa più preziosa che ciascuno di noi può fare per l'Italia è un figlio. Eppure i figli sono un bene di lusso. Le donne pagano il fatto di essere madri, soprattutto le donne, diciamoci la verità, me ne accorgo io che sono, voglio dire, una privilegiata, senza meno. La difficoltà di una donna a conciliare la possibilità di fare qualunque cosa in una società nella quale non ti puoi più permettere una famiglia monoreddito è una cosa intollerabile. Allora servono risorse. Noi abbiamo da tanto tempo proposto il reddito di infanzia, cioè un assegno mensile fino ai 3-6 anni d'età, poi si può modulare sulla base delle risorse in vari modi per ogni figlio che nasce. E io lo preferisco all'ipotesi del reddito di cittadinanza, soprattutto se poi il reddito di cittadinanza lo dovrà essere un perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, quindi minori, reddito d'infanzia, disabili. Paradosso del reddito di cittadinanza è che un disoccupato di 35 anni può prendere 780 euro magari in un campo no, e un disabile prende 270 euro di pensione di invalidità, ed è intollerabile, intollerabile. Anziani, stesso ragionamento, che senso ha che sempre l'uomo di 35 anni che potrebbe andare a lavorare 780 euro di reddito di cittadinanza, pensione sociale 478 euro, che senso ha? Perché l'anziano a lavorare non ci può andare. Allora lo Stato fa assistenzialismo verso chi non può lavorare, e per gli altri deve garantire la possibilità di avere un posto di lavoro, di credere nella dignità del lavoro, e poi su questo arriviamo. E quindi il reddito d'infanzia, il tema degli asili nido, il tema di una società che sia vicina alla famiglia, che creda e investa anche nella scuola, nella libertà educativa. È vero quello che lei diceva, è vero che oggi noi abbiamo uno Stato che sul tema della libertà educativa non è stato in grado di dare risposte. Perché? Perché non si vuole. Perché si vuole che sia solamente lo Stato a decidere che cosa le famiglie possono, come le famiglie possono educare i loro figli. Adesso addirittura noi abbiamo un ministro dell'istruzione che decide per che cosa i nostri figli possono manifestare. Guardate, questa cosa non ci ha fatto caso nessuno. Quando hanno giustificato l'assenza per la manifestazione sul clima, per carità, io sono Fratelli d'Italia, rivendico che Fratelli d'Italia è un partito ecologista, anche se poi sul fenomeno di Greta Thunberg ho qualcosa da dire, ma insomma sono contenta se i giovani scendono in piazza a manifestare, ma accade solo in un caso, che il governo decide per che cosa sei giustificato quando manifesti. Nei regimi è lo Stato, quali sono le manifestazioni autorizzate, quali non sono le ci sta regalando delle grandi chicche proprio stupende. Lui si
si sta distinguendo anche per dei suoi vecchi post in cui diceva che in pratica quando hanno sparato contro Gian Grande, un carabiniere di fronte a Montecitorio, scriveva: attuale signore che ci spiega come dobbiamo educare i nostri figli, mi meraviglio che abbiano sparato solo a uno. Questo è il signore che oggi ci spiega come dobbiamo educare i nostri figli, quello che vuole mettere le tasse sulle merendine, perché la sinistra è così: mettiamo le tasse sulle merendine e legalizziamo la droga. Però c'è tutte queste teorie. Chiaramente il tema dell'investimento intanto sulla scuola, delle risorse che sulla scuola vengono investite, della libertà educativa della famiglia e di tante altre piccole grandi forme di attenzione che si possono avere verso il valore di un figlio. Io sono stata contenta qualche giorno fa di poter rivendicare finalmente l'approvazione, l'emanazione del decreto sulla legge Meloni salva bebè, così detto. Ma molto fatto riflettere, perché mi è capitato in più di un'occasione. Io sono stata inserita, diciamo, ho proposto inizialmente questa legge, poi approvata all'unanimità dal Parlamento, devo dire, da tutte le forze politiche, anche in legislativa, cioè con un procedimento agevolato, e sono stata molto contenta perché è una legge che di fatto impone di dotarsi di dispositivi che impediscano di dimenticare i propri bambini in auto. Mi è accaduto in più di una volta in questo dibattito che si dicesse: ma ti pare che dobbiamo fare una legge su una cosa del genere? Beh, se dimentichi tuo figlio in auto, sei un mostro, non meriti che io faccia una legge per aiutarti. Punto primo, io non so se chi dimentica un figlio in auto sia un mostro o se semplicemente questa società ormai pretenda un po' troppo da tutti, non lo so, il punto è che non mi interessa. Mi interessa che un bambino di 2 anni non debba morire soffocato per questa ragione. E non mi interessa se in Italia sono morti solo 8 bambini, così. A me interessa che se ne posso salvare anche solo uno, saranno valsi tutti i quasi 30 anni di politica del Stato. Ma la società nella quale c'è un dibattito del genere è una società che non funziona. Già quando fai la domanda vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella nostra società. Perché i figli sono la cosa più preziosa che abbiamo. E i bambini, essendo quelli che non si possono difendere da soli, sono quelli che deve difendere lo Stato. Lo Stato. Ecco perché tante campagne di Fratelli d'Italia, ad esempio quella, che io non sono favorevole all'adozione da parte delle coppie omosessuali, ma non perché io non comprenda il desiderio di genitorialità di una coppia omosessuale, ma tra il legittimo desiderio di genitorialità di una coppia omosessuale e il diritto sacrosanto di un bambino ad avere un padre e una madre, io devo difendere quello del più debole. Allora la prima battaglia che noi dobbiamo vincere sulla famiglia è culturale. Fate attenzione, tutto quello che ci definisce è sotto attacco in questo tempo. La famiglia è un nemico, la nazione è un nemico, la religione è un nemico. I grandi sacerdoti del pensiero unico vogliono distruggere tutti questi presidi di identità. Perché? Perché quando noi non avremo più una nazione, quando noi non avremo più un'identità religiosa, quando non avremo più un'identità di genere, genitore 1, genitore 2, quando non avremo più un'identità familiare, allora non avremo più neanche la consapevolezza di difenderci. Allora saremo solo schiavi. E quando saremo schiavi, quando saremo tutti uguali, quando non ci saranno più distinzioni, potranno venderci un unico grande prodotto e consumeremo tutti lo stesso prodotto e le grandi multinazionali, i grandi poteri forti finalmente saranno contenti. È la ragione per la quale noi invece difendiamo l'identità a 360 gradi, la nostra identità familiare, la nostra identità religiosa. Il crocifisso nelle aule non ce lo dobbiamo mettere. Poi gli stessi che lo dicono, arrivano gli islamici e si mettono il velo in testa. Boldrini andava da presidente della Camera, dagli islamici col velo in testa e dal Papa in ciabatta. Perché l'identità religiosa è solo quella degli altri. Cioè, l'identità dei nostri prodotti, l'identità del nostro territorio, l'identità del nostro turismo, l'identità è anche la nostra forza in economia. Perché noi non competeremo in epoca di globalizzazione sulla quantità, noi competiamo sulla qualità. E non competeremo con i cinesi o con gli americani su, che ne so, la produzione dell'acciaio, ma
ma competiamo sulla produzione della macchina. Cioè tutto quello che addosso ha appiccicato un marchio italiano, quello fa la differenza. Ed è quello che ci può rendere veramente ricchi, perché voi non vi rendete conto, molto spesso noi non ci rendiamo conto di quanto sia forte il marchio Italia nel mondo. Le statistiche dicono che il marchio Italia è il terzo marchio per riconoscibilità. Gli altri due non sono marchi nazionali, gli altri due sono Visa e Coca-Cola. Poi c'è l'Italia. Che valore ha questo? Un valore di forza straordinario, ma funziona se noi difendiamo il prodotto. Funziona se quel marchio è riconoscibile, se quel marchio non lo puoi contraffare, se quel marchio lo difendi. E allora il tema degli accordi di libero scambio, di come l'Italia in questi anni ha difeso o non ha difeso i suoi marchi, il tema del CETA, cioè dell'accordo di libero scambio con il Canada, è certo che sulla carta, se tu mi dici con una grande nazione come il Canada io apro un corridoio, un canale privilegiato per lo scambio, la produzione e la possibilità di vendere i miei prodotti sul territorio, è bello, chi è che potrebbe dire di no? Ma se non mi specifichi quali sono i prodotti italiani, e allora sul mercato canadese non ci finisce quello che noi produciamo in Umbria, ci finisce quello che qualcun altro produce e vende spacciandolo del prodotto italiano. Quindi non ci finiranno i nostri formaggi, fatti, ci finisce il parmesan, ma il parmesan quando ci dice bene, ci finisce anche che c'ho la pasta mafia, perché insomma questo mi pare che di mostre ne abbiamo fatte tante per raccontare i prodotti nel mondo. Sapete quanto è il volume d'affari dei prodotti del cosiddetto Italian Sounding, cioè suonano italiano ma non sono italiani, ogni anno? 60 miliardi di euro. Avete presente quanti sono 60 miliardi di euro? Sono due leggi finanziarie e sono soldi rubati all'Italia per vendere prodotti che distruggono la credibilità delle nostre produzioni. Quindi io credo che non si debbano fare accordi di libero scambio se non si difende esplicitamente il marchio. Come credo che in Europa vada vinta la battaglia per l'etichettatura, perché io voglio e pretendo che si sappia esattamente da dove arriva un prodotto. E se vuoi fare un prodotto, e se vuoi vendere un prodotto italiano, se vuoi vendere un prodotto italiano, lo devi fare in Italia. In Italia dalla A alla Z. Ma voi pensate che la Pernigotti, cioè anzi, che i turchi si comprano la Pernigotti perché vogliono fare i cioccolatini in Piemonte? No, i turchi si comprano la Pernigotti perché vogliono fare un orrendo cioccolatino turco e vendercelo come se fosse un prodotto italiano. Ma se i turchi vogliono fare un prodotto italiano, lo fanno in Italia con gli italiani, non fanno in Italia. Ovviamente tutto il tema dell'agricoltura, degli accordi di libero scambio anche con il Nord Africa, no, perché noi in Italia facciamo le leggi contro il caporalato e poi importiamo i prodotti da nazioni che non rispettano neanche lontanamente gli standard di lavoro, di rispetto di tutela dell'ambiente, di sicurezza, eccetera, che rispettiamo noi, per cui il primo caporale è l'Unione Europea, no, perché noi poi ci dobbiamo beccare prodotti che vengono prodotti a un terzo del valore che costa qui e poi però ovviamente dobbiamo mantenere i nostri standard, anche questo non si può fare. Adesso c'è il problema dei dazi, gli Stati Uniti stanno per imporre all'Unione Europea 7 miliardi di euro di dazi sui prodotti europei, anche sull'agroalimentare. Questa cosa impatterà in maniera pesantissima sulle nostre produzioni e ci vengono a dire, no, io mi sono sentita dire da Gruber, da una serie di programmi, dalle televisioni, i giornalisti, i sovranisti, vedete come accade quando ci sono i sovranisti al governo, adesso c'è Trump è sovranista, vedete, ci mette i dazi e ci fa del male. Omettono di dire che la ragione per la quale gli Stati Uniti da 15 anni hanno un contenzioso aperto con l'Unione Europea su Airbus, cioè su un consorzio in mano ai francesi e ai tedeschi, è che come al solito l'Unione Europea fa gli interessi dei francesi e dei tedeschi, i veri sovranisti, e poi deve pagare l'Italia, e questo non si può fare. Per dire che il governo italiano deve convincere gli Stati Uniti a
a non applicare i dazi sull'agroalimentare, o comunque si deve rivalere sull'Unione Europea, ma anche queste sono questioni che rischiano di impattare in maniera pesante, poi al netto, diciamo, delle vicende regionali che incidono moltissimo, appunto, allora ne abbiamo parlato prima, la vicenda del controllo del territorio, che insomma soprattutto gli allevatori in questo caso garantiscono nelle zone più difficili qualcosa che deve avere, che ha un valore. Il tema della fauna selvatica, in particolare i lupi, mi pare qui sia diciamo, una delle questioni principali, cinghiali, dall'altra parte erano lupi prevalentemente, quindi insomma lupi e cinghiali, ma che ce l'abbiamo noi a Roma, che ormai sono vista con i secchi della spazzatura, ma vi mando la Lanci. Aspetta dei cinghiali, e li ormai proprio sulla via Cassia. Sì, ma voi scherzate, cioè ormai c'è la gente che si viene come animali domestici, sono dei signori che hanno un cinghiale avanzato, dice già che ce l'abbiamo da tutto. Vabbè, dicevo, il tema del ritardo dei pagamenti è un'altra grande questione, perché chiaramente quando viene pagato 2, 3, 4 anni diventa difficile poter operare, ma insomma abbiamo, ecco, nella nostra assemblea con gli allevatori degli agricoltori di poche ore fa, abbiamo insomma messo nero su bianco tutte le grandi questioni che si devono portare avanti. E poi ovviamente il tema del commercio, dell'artigianato, del turismo. Allora qui bisogna fare attenzione in particolare sul tema del commercio e dell'artigianato. L'artigianato sconta un enorme problema legato soprattutto alla formazione dei giovani, cioè noi rischiamo di perdere tanta parte della nostra identità, tanta parte del nostro know-how, perché in Italia è passata questa vulgata per cui se studiavi scienze della comunicazione eri un genio, e se invece studiavi per mantenere, no, l'identità, la manifattura italiana, eri insomma più o meno un ignorante. Io, diciamo, in testa ho un progetto del liceo del Made in Italy che potrebbe affrontare e risolvere questo problema dell'attaccamento dei nostri giovani a tutto quello che è frutto della nostra tradizione, della nostra identità, ma magari ne parleremo con più calma. Invece la questione del commercio è una questione che è molto importante, perché è sotto attacco anche in questi giorni. Avete visto che si parla della manovra, e che vi dicono quando arriva la manovra? Lotta all'evasione fiscale. 7 miliardi di euro prevedono di recuperare dalla lotta all'evasione fiscale. Per intenderci, quando entrate in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica, che ha fatto chiudere migliaia di imprese artigiane, perché tu puoi fare l'obbligo della fatturazione elettronica, ma non mi puoi fare l'obbligo della fatturazione elettronica per tutti dal 1 gennaio 2019. Scagliola, parti dalle grandi aziende, vedi come funziona, piano piano, man mano che non si perfeziona, ma non si perfeziona. Oltretutto l'obbligo della fatturazione elettronica in una nazione nella quale non c'è manco internet veloce dappertutto, cioè delle follie italiane. Ma da quell'obbligo di fatturazione elettronica che ha vessato migliaia di persone, lo Stato, stringendo, ritiene, ma non è vero, non vi spiego perché per ragioni di tempo, ritiene di aver guadagnato, o comunque di aver portato nelle sue casse, 2 miliardi di euro. Figuratevi tirarne fuori 7. Copertura impossibile. E soprattutto non è lotta all'evasione fiscale, perché ce la diciamo la verità una volta per tutte: la grande evasione fiscale in Italia non sono gli scontrini dei bar, la grande evasione fiscale in Italia sono i 30 miliardi di frodi carosello sull'IVA, spostamento di merce all'interno dell'Unione Europea, sono l'evasione delle grandi multinazionali, le banche, patteggiati 100 milioni di rientro su un'evasione contestata di 14 miliardi di euro alla Swiss Bank. Gli extracomunitari, ma scusate, ma vi siete chiesti perché in Italia continuano a proliferare queste, i mini market, le aziende cinesi? Cioè, ma sono così più bravi di noi a fare? No, perché non si rifiutano. E questi? Perché qualcuno si è chiesto, perché io me lo sono chiesto, lo spiego, perché i commercianti lo sanno, a norma di legge lo Stato italiano, se io apro un'attività per, diciamo, fino a 2 anni e mezzo, pagando delle piccole diciamo multe, posso non pagare tasse allo Stato italiano, e
cominciano a pagare dai 2 anni e mezzo in più, e da 2 anni e mezzo in poi. Questi qua arrivano, aprono, chiudono l'azienda prima dei 2 anni e mezzo, non versano un euro, essendo cinesi, pakistani, spariscono.